Allo stadio Guido Angelini si affrontano Chieti e Nerostellati. Teatini e Pelini si rincontrano a distanza di un intero girone da quella sesta giornata d'andata che fece registrare il primo successo in campionato dei pratolani, segnando anche il capolinea dell'avventura chietina di Umberto Marino, sostituito da mister Alessandro Lucarelli sulla panchina neroverde. Padroni di casa con il tridente d'attacco formato da Micciche, Toro e Delgado, mentre a centrocampo agiscono Morales, Marfisi e Farindolini. Nella formazione ospite, invece, il tandem d'attacco è composto da Pendenza e Onuashi. Nel reparto mediano confermati Jacobucci e Bruno al centro, con Giallonardo e Puglielli sulle fasce. Partenza decisa da parte del Chieti, che all'alba del match sfiora il vantaggio con la botta di Marfisi appena al lato. La risposta peligna arriva poco dopo, con la conclusione di Pendenza respinta dal portiere teatino. Il predominio territoriale del Chieti non si traduce in gol, a mancare è la giusta intensità, oltre alla precisione, come quando è Micciche a spedire alto sulla traversa. Non ha miglior sorte nemmeno il tentativo di Farindolini con pallone ancora fuori bersaglio. Nerostellati chiusi e pronti a recuperare il pallone sugli errori dei padroni di casa. A provarci è Pendenza, ma la palla è ancora alta. Al 43esimo il risultato cambia. Pendenza si invola verso la porta teatina e, dopo aver tentato di saltare anche l'estremo difensore Alonzi, serve a Onuashi il pallone del vantaggio peligno. La gioia ospite dura però appena 3 minuti. Il portiere nerostellato Bigenkomer resta a terra con l'azione del Chieti che porta al pareggio firmato Delgado proprio prima dell'intervallo tra le proteste pratolane. Anche nel secondo tempo è il Chieti ad avere il predominio territoriale. Al 55esimo la squadra di Lucarelli porta avanti un'azione conclusa dalla stoccata di Morales, che però manca la cosa più importante, e cioè quel gol che non arriva nemmeno 3 minuti dopo, con il colpo di testa di Micciche respinto da Bigenkomer. Il primo cambio del match vede l'ingresso di Rodia per Morales nel Chieti, che guadagna metri senza però graffiare al momento del dunque. Delgado ci prova con un pallonetto, ma per il gol c'è ancora da attendere. Nel finale di gara, brivido per i teatini quando Alonzi e un legno della porta sono provvidenziali sul colpo di testa di Bruno. Dal possibile vantaggio, i nerostellati passano alla quinta sconfitta consecutiva, che si materializza con la rete di Micciche per il 2-1, accompagnato dall'esultanza del pubblico teatino. Per il Chieti adesso è fuga alla luce dei 5 punti di vantaggio sul San Buceto, che rafforzano il primato di Micciche e compagni. Nel post gara, voce ai due allenatori, Alessandro Lucarelli e Francesco Saccoccia. Mister Lucarelli, un 2-1 maturato proprio nel finale liberatorio, il gol di Micciche, ma soprattutto più 5 sul San Buceto adesso. Sì, questa è la cosa importante. Oggi devo dire, i ragazzi, ma come al solito, ci hanno provato, ci hanno creduto. È vero che c'è stata anche una grandissima parata del nostro portiere Alonzi, ma che fa il paio casomai con gli errori fatti col penne. In un campionato si contano queste cose e si compensano, e la cosa importante è che la squadra comunque ci ha provato fino alla fine. Chieti, che stava provando ad andare maggiormente sugli esterni, perché nessun cambio? Perché vedevo che in mezzo al campo c'avevo ragazzi con velocità, stavano addosso agli uomini, riuscivano a tenere comunque le posizioni anche se c'eravamo un pochettino abbassati. Non volevo dare modo di mettere anche altri difensori per non farmeli venire addosso, però purtroppo poi su una palla nostra rinviata in malo modo è venuto il gol.